raccomando, nel frattempo stavamo semplicemente approvando il verbale del 25 che avevamo indietro come approvazione. Va bene, approvo io. Grazie. Ok, quindi perfetto, se non vado errato, 15, 14, 15, sì, il verbale si ritiene approvato. Direi che possiamo iniziare con gli emendamenti e la discussione attorno al canone unico. Vi confermo nel frattempo che è arrivata anche la regia, per cui siamo, dovremmo essere in diretta anche su YouTube. Buonasera, Quaglia. Nel frattempo, grazie. Perfetto, alla parola Tommaso Titi. Sì, buonasera. Allora, gli emendamenti proposti al bilancio sono stati presentati dal consigliere Toia Francesco e in forma scritta e in forma verbale dal consigliere Brumana nell'occasione della passata commissione. Allora, vi è stato trasmesso la proposta di nuovo regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale con alcune modifiche rispetto a quella alla bozza precedentemente trasmessa e se siete d'accordo io incomincerei a esporre le modifiche apportate alla bozza di regolamento. Allora, alcune si tratta semplicemente di sistemazioni formali, per cui la rilevanza è praticamente nulla, però giusto per sistemare qualcosina abbiamo provveduto a portare alcune modifiche. Ad esempio, allora, per l'articolo 1, al comma 4, dove si parlava delle applicazioni delle disposizioni del piano generale degli impianti pubblicitari, abbiamo tolto e espunto la parte approvata con delibera di Consiglio Comunale numero 72 del 28/10/2003, successive modifiche e integrazioni, perché tanto il riferimento è sempre al piano generale degli impianti e poi la delibera del 2003 poi è stata modificata più volte, quindi per evitare di stare lì poi andare poi inserire magari tutte le modifiche. Poi all'articolo 3, innanzitutto le modifiche, come avete visto, sono state messe in grassetto e le parti espunte sono state messe come barrato. Allora, al punto 3 è stato messo, diciamo, accolto il suggerimento presentato da parte del consigliere Toglia Francesco relativo alla possibilità di rinnovo dei provvedimenti di concessione previo avviso pubblico esplorativo da parte dell'ente per altri operatori interessati al fine di salvaguardare lo stato economico e patrimoniale del comune. Allora, questo è stato messo nelle disposizioni generali perché un po' riguarda tutto. Ecco, e sentiti gli uffici, sono state messe, diciamo, delle specifiche, perché non sempre è possibile fare come suggerito dal consigliere Toia. Allora, innanzitutto il fatto di procedere mediante avviso pubblico per una manifestazione di interesse è un principio generale dell'ordinamento e quindi è già applicabile, indipendentemente dal fatto che sia o non sia riportato nel presente regolamento. Però non guasta appunto metterla, appunto inserirla questa edizione. Ecco, però non è innanzitutto in alcuni casi non si applica un avviso pubblico, ciò quando non vi sia un interesse esclusivo oppure vi sia una diversa indicazione normativa che non preveda l'applicazione di un avviso pubblico. Allora, nell'interesse esclusivo faccio un caso di scuola, potrebbe essere quello di un albergo o comunque un'attività del tipo distributore di carburante per cui chiede un'occupazione di spazio pubblico davanti all'attività che gestisce. È chiaro che
il gestore non può essere che l'esercente del distributore di carburante piuttosto che quello dell'albergo, piuttosto che un bar per la parte di area che ha di fronte al proprio esercizio. Quindi è ovvio che non si può procedere a fare un avviso pubblico per concedere l'area davanti a un pubblico esercizio. Allora, abbiamo messo che nel caso di più richiedenti la medesima concessione, la stessa verrà attribuita secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sulla base della maggior convenienza economica per l'ente. Questo perché alcune volte è la stessa normativa che disciplina i criteri per concedere l'occupazione. E poi l'offerta economica in questo caso non ha significato perché il canone è omnicomprensivo, quindi l'occupazione dal punto di vista economico è già remunerata dal pagamento del canone, quindi il fattore economico in sé non è quello strettamente, non è rilevante, si paga la tariffa prevista dall'ente, punto e basta. Possono essere valutati altri criteri di maggior convenienza economica, ma non in termini strettamente monetari, cioè potrebbe essere, non lo so, il fatto che qualcuno si impegni a sistemare l'aiuola piuttosto che tenere manutenuti certe attrezzature piuttosto che altre cose. Aspetta, senti che c'era... Consigliere Toia, se vuole aggiungere, visto che ha alzato la mano... siccome il suo emendamento ci dica. Sì, grazie. Permetto che mi sono perso una parte iniziale della commissione, motivo per cui ho delegato la consigliera. Sì. Volevo solo capire se la mia logica era stata compresa oppure ho sbagliato io. L'idea dell'emendamento era quella di... Chiedo scusa, c'ho un ritorno... No, Brumana dovrebbe spegnere. Ecco, sì. Fatto. Grazie, scusate. Niente, sostanzialmente la mia logica, la mia idea era quella di nel caso in cui su una concessione ci fossero più promotori, più interessati, che si procedesse sulla base di quello che offrisse l'offerta migliore per il comune. Non so se... È esattamente così, è il principio proprio della migliore convenienza economica, solo che la convenienza economica non può essere di tariffa, perché col nuovo canone non esiste più una concessione e poi una tariffa, si paga, mi faccia dire, 100 euro a metro quadro, per cui se sono 100 metri quadri si pagano 10.000 euro. Però la convenienza economica è tutto quello che... chi fa la gara, diciamo così, può mettere in aggiunta rispetto al semplice pagamento del canone, che può essere un servizio accessorio, che può essere mettere, che so, un servizio pubblico, se siamo in uno spazio pubblico, che so, tenere pulito o fare il diserbo. Cioè, quello tutte che queste offre cose... più servizi. Esatto, okay, esatto. Okay. E questo vale sia all'inizio, perché quando si fa la prima aggiudicazione ovviamente si confrontano tutte le offerte. Quando si fa un rinnovo invece, poi lo vedremo nell'articolo 15, si applicano le stesse cose, cioè chi deve rinnovare entro 60 giorni, come lei aveva suggerito, può rifare la proposta mettendo tutte le indicazioni qualitative, ma anche altri possono partecipare e quindi possono fare offerte migliorative rispetto all'offerta già presente. E quindi andrebbe a vincere quello che propone più servizi, sì, più investimenti. Dipende. Cioè, ci sono delle graduatorie, come diceva Malvestiti, addirittura in alcuni casi è la regione che stabilisce una specie di punteggio, no? Cioè quali sono gli elementi che determinano il computo del valore economico, tra virgolette. Quindi per questo noi abbiamo scritto in relazione al regolamento o alla convenienza che il comune valuta, proprio per evitare che sia una valutazione, mi faccia dire, personalistica, no? Per cui decido che mi piace di più una cosa piuttosto che un'altra, si devono stabilire dei criteri, che sono dei criteri validi per tutti, insomma, in modo che non ci sia una selezione fatta per simpatie, insomma. Però il principio è assolutamente indivisibile,
quello di offrire a tutti la possibilità di partecipare sostanzialmente. Poi deve vincere quello che ha l'offerta migliore da tutti i punti di vista, in questa somma di componenti. Poi si ritorna con l'articolo 15 su qualità rinnovata. Sì. Grazie. Però vedi che qui abbiamo scritto che questa condizione vale sia per le nuove che per i rinnovi. Quindi lo abbiamo già scritto qui in modo che sia comprensivo di tutte le casistiche. Poi nel rinnovi specifichiamo come avviene il rinnovo. Grazie. Sì, allora, se siete magari d'accordo, io leverei convenienza economica, maggior convenienza per l'ente, perché economica forse lascia intendere un corrispettivo che non è dovuto. Sì, magari un po' virgolettare, no. Ma possiamo anche toglierlo, perché la convenienza è la convenienza in senso generale, sì. Perché solo vorrebbe dire di star lì a quantificare magari cose che non sono quantificabili in termini monetari. Va bene. Ok, poi vado avanti. Allora, all'articolo 13, sì, doveva essere... Sì, 13. Allora, quello del consigliere Brumana, l'articolo 8, che l'inserimento del tacito assenso. Ah, tacito assenso, sì. Perché non ce l'hai? Allora. Eccolo qua, sì. Tacito assenso, sì, silenzio assenso. Allora, nella domanda d'occupazione, il consigliere Brumana aveva chiesto all'articolo 8 di domanda d'occupazione di inserire il tacito assenso. Allora, anche qui abbiamo sentito gli uffici preposti e ci hanno detto che il tacito assenso non è, pur essendo comunque un principio di valenza generale nell'ordinamento, non può essere applicato in tutti i casi, e ci sono anche delle giurisprudenze contrastanti sull'applicazione del tacito assenso, perché ad esempio potrebbe essere pericoloso nel caso di occupazioni che vadano a interessare la viabilità, per cui ci si potrebbe trovare a poi dover intervenire in tempi successivi per pericoli apportati alla viabilità stradale. Ecco, quindi ripeto, sentiti anche gli uffici interessati, hanno espresso un parere contrario alla possibilità di inserire il tacito assenso, che comunque resta un principio generale dell'ordinamento, per cui verrà in ogni caso applicato nei casi previsti. Poi, all'articolo 10, obblighi del concessionario, sempre il consigliere Brumana riteneva superfluo chiedere un controllo riguardante, chiedere nell'ambito di un controllo di esibire l'atto di legittima concessione. Allora, anche qui, sentito l'ufficio interessato, faceva presente che chiedere l'esibizione in sede di controllo dell'atto che legittima la concessione è necessario, perché consente un immediato riscontro della legittimità dei termini della concessione, che difficilmente in caso contrario sarebbero ottenibili, anche perché se il soggetto che va a controllare dovesse tutte le volte andare a chiedere all'ufficio o dell'urbanistica o della polizia locale di verificare quella concessione, il periodo in cui è stato concesso, la metratura e quanto, allungherebbe notevolmente i tempi del controllo. Quindi in questo caso gli uffici hanno detto che occorre comunque mantenere è opportuno mantenere
l'obbligo di esporre l'atto di concessione. Chiaramente poi non è che uno, se non espone l'atto di concessione, venga sanzionato immediatamente, perché poi in ogni caso, ammesso un processo che non abbia l'atto di concessione, la sanzione potrà essere applicata solamente in caso di effettiva violazione delle disposizioni del regolamento. E questo vale poi soprattutto per le occupazioni di tipo temporaneo, in cui la verifica deve essere magari fatta anche in un momento in cui sabato, domenica, gli uffici sono chiusi e quindi si trova una postazione e si vuole verificare se quella postazione è abusiva o non è abusiva. Insomma, è un atto che potrebbe accadere, insomma, una situazione che potrebbe verificarsi. Okay. Sì, allora, si fanno man mano o si aspetta alla fine? Non ho capito, scusa. No, man mano. Se permettete, prima che passi un altro punto, dico due paroline su questo argomento. Certo. Cioè, io capisco che questa soluzione è più comoda per il dipendente comunale che fa gli accessi. Però, insomma, se si cominciasse a tener conto un po' della necessità di evitare adempimenti inutili da parte dei cittadini, non sarebbe male. Per quanto riguarda i controlli che avvengono fuori orario, è semplicissimo, no? Basta che ci sia registrato nel sistema informatico del comune qualsiasi concessione che viene data, che chi esce col telefonino se la vede. Non ha bisogno di fare altro. Lo faremo, ci lavoreremo per averlo. Non ce l'abbiamo oggi, mi pare, vero? Tra l'altro sarebbe una cosa di una banalità, perché è notevole. Non è che ci sono in giro poi migliaia di concessioni di queste cose. E soprattutto è una questione che riguarda le concessioni temporanee. Qualcuno lo prende per una sera per 4-5 ore. Basta che tutte queste siano inserite nel sistema informatico, diceva prima, del comune, saranno una decina, chi esce guarda, vede, verifica. Insomma. Anche perché immaginatevi che se il chi ha ottenuto la concessione non ce l'ha lì, si innesta tutta una procedura che fa perdere 3 volte il tempo, insomma. Io l'avevo rilevato in campagna elettorale con il gazebo, no? Sono arrivati i vigili, uno schieramento impressionante di vigili, e diceva: dov'è il tutto, il permesso? Se l'avete di voi, avete dato voi, i vigili stessi. E poi come se l'è cavata? Gli hanno fatto la multa? No, me la sono cavata, che io non l'avevo, ma chi l'aveva era sul telefonino, mi ha mandato un WhatsApp e ho esibito ai vigili il WhatsApp. Era Stefano Quaglia che era sul telefonino, vero? No, non era. No, sì, non eri tu, Stefano. Eri tu, Stefano. Vabbè, era lui. Allora, la mia memoria fa difetto, sarà per l'età. Mi rendo conto che non è una questione importante. Diciamo, ma però, è un segnale. E se l'assessore qui presente provvederà a fare in modo di avere questa registrazione informatica dei permessi, soprattutto quelli temporanei, faremmo un gesto di cortesia, quantomeno, nei confronti dei cittadini. Lo farò, mi impegno a farlo. Grazie mille, a nome per conto di uno di quei cittadini. Allora, andando avanti, articolo 13, decadenza ed estinzione della concessione autorizzazione. Sempre il consigliere Brumana suggeriva che in caso di morte del concessionario venga prevista la decadenza. Proponeva il subentro immediato degli eredi nel caso di morte del concessionario, mentre invece dall'articolo sembrava prevista, anzi era prevista la decadenza della concessione. Allora, l'osservazione è stata accolta e abbiamo messo al punto 3. Allora, sono causa di estinzione della concessione e autorizzazione la morte, però fatta salva la possibilità di subentro degli eredi a termini di legge, o la sopravvenuta, o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario. Perché va bene, la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario a questo punto non potrebbe essere legata anche ad altri aspetti che non,
non attengono, non consentono la possibilità di subentro dagli eredi. Ancora qua una piccolissima osservazione: l'erede succede sempre nei rapporti giuridici del decurius, quindi se volete lasciarlo come c'è scritto va benissimo, però non è che dice nei casi in cui la legge lo consente sempre. Probabilmente, guardi, hanno messo a termini di legge perché anche qui sentito gli eredi, perché scusi, sentito gli uffici, perché gli eredi potrebbero essere anche gente che non è immediatamente reperibile o parenti molto lontani, ecco. Perché gli eredi potrebbero essere anche gli eredi in Argentina emigrati, diciamo. Esatto. Però quelli subentrano, anche se sono in Argentina emigrati, ma facciamoli decadere, poveretti. No, no, infatti. Allora, poi, per l'articolo 15, dove il consigliere, allora, sempre il consigliere Brumana aveva... No, toia. Ah no, qua c'era una, sì, c'erano due opposizioni, no? Perché il consigliere Brumana voleva mettere l'automatismo, in realtà... Il consigliere Toia voleva mettere la richiesta specifica. Insomma. Allora, il consigliere Brumana proponeva che allo scadere del termine della concessione fosse previsto il rinnovo automatico, mentre il consigliere Toia chiedeva la richiesta di 60 giorni. Chiedeva la richiesta di 60 giorni con la manifestazione dell'interesse per il rinnovo, l'eventuale durata e l'offerta economica. E poi... il punto 2 bis, nel caso di più richiedenti la medesima concessione, che la stessa venisse attribuita al miglior offerente secondo i principi di convenienza economica per l'ente. Allora, il 2 bis, come abbiamo detto, l'abbiamo messo nell'articolo 3 come principio generale. Allora, invece, per il rinnovo della concessione o autorizzazione, allora abbiamo messo i 60 giorni come chiedeva il consigliere Toia prima della scadenza, per la manifestazione dell'interesse per il rinnovo, eventuale durata, offerta tecnica qualora richiesta. Questo perché il rinnovo automatico, anche questo è contrario alle disposizioni di legge, cioè non c'è rinnovo automatico, ma ad esempio, come diceva prima l'assessore, nei casi dei posteggi isolati fuori mercato c'è una disposizione di legge regionale che prevede che per il rinnovo vengano presentate delle manifestazioni di interesse e poi c'è dei punteggi aggiuntivi in relazione al fatto che a favore del, se non ricordo male, del concessionario uscente, quindi il concessionario uscente parte agevolato nell'eventuale graduatoria. Poi adesso mi sembra che c'erano 60 punti, 20 erano per a seconda dell'anzianità, 20 per un altro fattore, 20 ancora per un'offerta economica. Questo era sempre a memoria la disposizione regionale fatta nel 2020, nell'attesa mi sembra che il Ministero dello Sviluppo Economico emani un decreto, comunque disciplini meglio la vicenda. Quindi noi abbiamo introdotto sostanzialmente, vada Toia. Sì, scusi, volevo sapere qual era la disposizione regionale a cui facevate riferimento. Adesso la troviamo subito. Grazie. No, sto sbagliato. L'ha già sbagliato voluto, ma vestiti a due pacchi alti così. Mezzo metro di documenti. Allora, ad esempio per le occupazioni di concessioni di posteggio su aree pubbliche, dove le concessioni erano limitate, c'era il decreto legislativo 26.2.2010 numero 59
che prevedeva l'obbligo di una procedura selettiva di evidenza pubblica per il rinnovo o rilascio di qualunque tipologia di auto autorizzativa legata a un numero limitato di titoli rilasciabili. Poi c'erano dei provvedimenti attuativi dal 2012-2015 disposizioni del anti-Covid del decreto legislativo 59-2010 che escludeva il commercio sole pubblico dall'ambito di applicazione di quel decreto. Ecco, poi, allora, con decreto rilancio il DL 34-2020 convertito con legge 77 del 2020, l'articolo 181,4 bis prevede linee guida uniformi emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico alle quali le regioni dovranno attenersi per la riassegnazione a partire dall'1/1/2021 delle concessioni di posteggio nelle aree pubbliche, mercati e postazioni isolati. La durata delle concessioni è fissata in 12 anni e però il processo di riordino è attualmente interrotto in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto emanare queste linee guida entro il 30 di settembre del 2020. La Regione Lombardia, nelle more della conclusione del processo di riordino, applica la DGR 11-3338 del 6 luglio del 2020, quale provvedimento attuativo dell'articolo 23 della legge regionale 22-2010 numero 6. Magari, consigliere Toia, non le facciamo prendere appunti, le mandiamo magari due righe con le specifiche, meglio. Sì, vi ringrazio. Comunque, posso fare una domanda al dottor Malvestiti? La DGR del 6 luglio 2020, la 3338, sì. Viene poi, e quella del 25 novembre 2020, sostituita dalla DGR 6 luglio 2020, numero 338, e poi la 5296, vengono poi prese con deliberazioni di giunta 11-4054, corretto? Guardi, mi trovo in difficoltà perché non è la mia materia e quindi mi sono agganciato alla documentazione che mi è stata trasmessa. Però il concetto è che mancando ancora le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ed essendo comunque materie che hanno una disciplina diversificata a secondo delle tipologie. Perché ci sono delle esclusioni nella 11-40-54, Sì, ma ho capito, però adesso quello che si intende è che comunque vale la disciplina prevista dalle varie normative. Se c'è quella ministeriale, vale la ministeriale, se c'è quella diciamo provvisoria o regionale, nelle more dell'applicazione delle discipline ministeriali vengono applicate le discipline regionali. Poi dipende dalle diverse casistiche, perché qui il regolamento chiaramente è una fonte di legge secondaria, quindi può, diciamo così, disciplinare i casi che non sono disciplinati dalla legge o dove la legge lascia la possibilità di scelta all'amministrazione. Ecco, poi. Però questo volevo, consigliere, la cosa interessante di questa cosa era come si chiedeva quali fossero i criteri, no? In questo documento si parla di posteggi di nuova istituzione e si parla di parametri, la qualità dell'offerta, la qualità del servizio, l'innovazione, criteri aggiuntivi. Cioè, questo è un esempio, no? Di come a volte la regola viene istituita dal regolatore, diciamo, dalla regione o se così è dobbiamo attenerci, no? Se invece non è, le regole le possiamo stabilire noi, evidentemente, di volta in volta. Dica. No, dica, ho un dubbio. Sì. Magari ci sbaglio, perché dottor Malvestiti non è neanche la mia di materia, non sono un giurista. Però ho cercato di capire per quello che sono riuscito. Io se prendo la delibera che fa riferimento
a cui si faceva riferimento, quella che l'ho citato, la 11.40.54, nel comma 2, articolo 1, comma 1, articolo 1, comma 2, scritto, sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, sì, inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali. Siccome non si fa riferimento a specifici posteggi isolati, secondo me qui sarebbe un'esclusione della legge. No, allora, quindi il suo dubbio è che i posteggi isolati non vengano trattati con questo meccanismo di gara pubblica, diciamo, il che sarebbe controintuitivo, perché dovrebbero essere soprattutto loro a essere soggetti. Infatti, no? Il quadro normativo previgente diceva, allora, prevedeva l'obbligo di una procedura selettiva di evidenza pubblica per il rilascio o rinnovo di qualunque tipologia di atto autorizzativo qualora legata a un numero limitato di titoli rilasciabili, no? In questo ricadevano anche le concessioni di posteggio su aree pubbliche circoscritte nel numero in funzione dell'organico complessivamente previsto per il mercato per le fiere. Allora, quello previsto dal decreto legislativo 59/2010 è comunque un principio generale dell'ordinamento, cioè si va sempre con la manifestazione di interesse e una sorta di gara pubblica. Poi i criteri, se sono definiti dal legislatore, si applicano i criteri definiti dal legislatore, eventualmente modulati come ritiene l'ente nel fare, come ritiene l'ufficio dell'ente nel predisporre la procedura individuativa. Ecco, se invece diciamo non ci sono vincoli in relazione al numero di titoli rilasciabili, a questo punto il rilascio avviene semplicemente su domanda, oppure, come è stato detto precedentemente, se vi sono comunque dei diritti, diciamo, chiamiamoli di esclusiva, per cui di nuovo davanti all'esercente un'attività commerciale è ovvio che ci mette fuori i suoi tavolini, ci espone la sua merce e non può arrivare qualcun altro ad occupare quella metratura, a questo punto vige un diritto di esclusiva. Comunque teniamo conto che è una situazione innanzitutto che è ancora in fase di attesa di una regolazione da parte del competente ministero, e poi le casistiche sono estremamente diversificate in relazione a tutte le fattispecie che possiamo trovare. Ovvio che il regolamento non può arrivare a disciplinare tutte le fattispecie possibili e immaginabili, ma si limita anche qui a dare delle indicazioni di carattere generale, fermo restando che poi le leggi sovraordinate, che possono essere quelle dello Stato, quelle della Regione o anche le DGR, anche se non hanno valenza di legge, trovano poi comunque la loro prevalenza. Io credo che, consigliere Toia, se la sua preoccupazione relativa al fatto che ci possono essere delle esenzioni o delle, come dire, dei rinnovi senza manifestazione di interesse, questo regolamento dice chiaramente che questo non può avvenire. Cioè, quello che può avvenire in modo senza passare attraverso quella manifestazione di interesse è solo quando c'è un diritto di esclusiva, quindi i tavolini davanti al bar o il posteggio riservato davanti all'albergo. Tutto il resto deve passare attraverso un bando pubblico. Scusi, grazie assessore, ma è esplicitato questo nel regolamento? Sì, all'articolo 3, articolo 3, comma 3. Ok, scusate. Perché dice proprio esattamente grazie. Questo. Allora, scusate che metto un attimo via le carte, perché sennò vado a finire sommerso. Allora, andiamo avanti nell'esame
delle proposte di modifica. Allora, l'articolo 18. Ah sì, sul metro quadro, qui ho qualche numero. Allora, l'articolo 18, comma, comma 5, comma 6. Comma 6, non è soggettabile al canone dell'occupazione inferiore al metro quadro lineare. Il consigliere Brumana chiedeva di alzare questa misura. Allora, se non ricordo male, la legge prevede il mezzo metro quadro, giusto? Ecco, quindi noi siamo già, io sono già in danno erariale perché ho alzato il metro quadro. L'assessore mi ha bloccato perché io cercavo di portare al mezzo metro quadro, ma mi ha vietato assolutamente di intervenire in modo restrittivo sul metro quadro. No, la cosa curiosa è che in realtà noi oggi nel regolamento attuale abbiamo mezzo metro quadro e non un metro quadro. Io mi sono chiesto, ma cosa c'è di meno di mezzo metro, quindi di un metro quadro? E in realtà ho scoperto che ce ne sono diversi. Ho fatto una piccola estrazione e sono ad esempio passicarai non automobilistici, ma passicarai, ci sono tanti passicarai più piccoli di un metro, ci sono le grate che, e naturalmente il metro lineare per i passicarai si misura al metro lineare, poi si moltiplica per un metro, mi pare, di profondità. E ho fatto anche un conto che a Malvestiti non ho detto, ma che attualmente il 5% dei nostri canoni sono inferiori al metro, quindi in realtà stiamo già facendo uno sconto del 5%. Non so se questo ti rallegra. No, perché dopo tanto siamo a parità di gettito, quindi... Vada, Brumana. Deve accendere il microfono. La questione è uscita nella commissione che si occupa dell'urbanistica, il nuovo nome non me lo ricordo mai, per quanto riguardava il rifacimento delle facciate, no? Sì. E lì era altamente probabile che ci fossero delle variazioni del tipo un metro e mezzo, due metri, eccetera. Allora la questione è che accertare, svolgere una pratica per somme così ridotte al comune costa molto di più che non esigere questa imposta, no? Questa contribuzione. Per quello che dicevo di alzarlo. Ora, se abbiamo fatto il sacrificio di un metro, portiamolo a due o tre. Mi spiegate cos'è lo spazio di un metro lineare? Lo spazio di un metro lineare può essere una grata nel sottosuolo, una grata... No, lo spazio si misura in modo lineare. Ma in modo lineare sono i passi carrai. Il passo carraio si misura in modo lineare e poi forfettariamente si moltiplica per un metro. Sono gli stessi, allora, se posso. Sono... Perché dal punto di vista logico sarebbe inammissibile. No, allora se posso, queste edizioni sono le stesse che erano contenute nel decreto legislativo 507-93 che riguardavano la TOSAP in realtà il legislatore non ha nient'altro che cambiato nome all'imposta di pubblicità e alla TOSAP e le ha chiamate canone unico patrimoniale. Tutto il resto è praticamente immutato, quindi tutta la giurisprudenza, tutte le definizioni, tutte le tipologie di occupazione oppure tutte le tipologie pubblicitarie sono esattamente le stesse che erano contemplate nel decreto legislativo 2507-93 e successive evoluzioni. Quindi poi tra l'altro siccome non abbiamo, diciamo, la fantasia, scusate il termine, per scrivere un regolamento simile, ma ci siamo basati su schemi che ha fornito l'IFEL, che è l'associazione dell'ANCI della finanza locale, piuttosto che l'ANUTEL, che è l'associazione che racchiude i funzionari degli uffici tributi, che hanno fornito degli schemi generali. Quindi queste parti le troviamo esattamente riportate nello stesso modo nei
non dico i regolamenti ufficiali, ma comunque nei suggerimenti che hanno prodotto le associazioni di settore, l'ANCI e Anutel, su questo tipo di occupazione. Quindi andare a toccare o comunque modificare anche le terminologie diventa abbastanza rischioso, perché, ripeto, finora TOSAP e pubblicità si sono comunque basate su questo tipo di definizioni che a volte effettivamente possono apparire un po' bizzarre. Allora sarebbe forse necessario da qualche parte spiegare cos'è il metro lineare, perché se così rimane una frase del genere, per le mie scarse conoscenze di geometria, il metro lineare per delineare gli spazi e superfici è impossibile, perché ha uno spessore zero. Si spiega quando si descrive il passo carraio, se vede, si dice il passo carraio viene misurato in termini di metri lineari moltiplicati per una cifra forfettaria. Questo è l'unico caso in cui dico bene. Allora, dopo il lineare scriviamo anche qui come specificato l'articolo 3. Sì. Perché letta così sembra proprio di leggere una barzelletta. Sì, sì. Vabbè, comunque non è una cosa poi di tanto rilevante, è una cosa più che altro umoristica. Sì. Comunque è una curiosità, perché anch'io mi sono stupito di quanti ne abbiamo di piccole. Cioè lei diceva 2 metri, le posso dire che a 2 metri c'è il 21% dei casi. Il problema è il gettito. 2 metri quadro. Com'è? Se sono il 21%, ma danno un gettito inferiore alla spesa per svolgere le pratiche, conviene rinunciare a quel 22%. Dopo ci arriviamo. Allora, a un certo punto l'articolo 58, lei aveva chiesto di alzare la soglia al di sotto della quale non si è dato l'avviso, che era prevista in 11 euro. Allora, in realtà, è l'articolo 58,2, quindi lo anticipo, l'11 euro è già in aumento rispetto all'importo che considera l'Agenzia delle Entrate come l'importo minimo per procedere all'atto di accertamento, che è 10 euro. Prima era 10,33, che erano le vecchie 20.000 lire, moltiplicate per 1,926,37, che era il cambio lira-euro, e dava 10,33. Io le ho arrotondate all'11 euro, l'Agenzia delle Entrate le ha arrotondate ai 10 euro. E quindi il 10 euro è quello che noi ci teniamo come... Ma questo anche nella legge finanziaria 2020, non stiamo parlando di una cosa di 10 anni fa. Nella finanziaria 2020 è stato fissato in 10 euro il limite minimo per atti per attivare gli atti esecutivi. Tra l'altro... Presidente, mi scusi, sono Munafò, ma noi, volendo in maniera molto veloce, possiamo intervenire in queste discussioni oppure no? Perché effettivamente, da quello io penso di interpretare la cosa in questo modo: il componente della commissione, l'avvocato Brumana, secondo me non è una questione di burocrazia e di economia. Per prendere 10 euro, magari noi dobbiamo impegnare un tecnico, dobbiamo impegnare un impiegato per poter svolgere quella pratica. Io sono certo e convinto che se noi vogliamo sburocratizzare, oltre al fatto che i comuni debbono informatizzarsi in maniera tecnologica e nel modo migliore possibile, perché si eliminano alcune situazioni particolari, però fare una pratica per 10 euro è come mandare un avviso di pagamento ad una persona di un euro, di una raccomandata di un euro, che costa la raccomandata a lei e se ne incassa uno. Quindi noi dobbiamo guardare anche un discorso economico e burocratico, perché se una pratica conviene non parla, uno può scrivere tutto quello che vuole nei regolamenti, nel senso che però poi ci vuole il buon senso e ci vuole un discorso di eliminare la burocrazia, perché quello che ci giriamo attorno, cioè il fatto della burocrazia a livello italiano costa 1,5 punti di PIL, che sono
miliardi, ma questi soldi noi li dobbiamo eliminare da dove? Dalla pratica che voi dovete fare, dare l'incarico a un tecnico che magari non perché costa, perché, ma che ci impiega un'ora di lavoro per poi recuperare cosa 10 euro. Ma secondo me è sbagliato già in partenza, perché dobbiamo cominciare a economizzare sotto l'aspetto burocratico e sotto l'aspetto della convenienza economica a livello comunale. Io penso che dobbiamo ragionare così in tutti i regolamenti e in tutte le normative. Poi ci atteniamo giustamente a quelle che sono le normative di legge, ma questo è il patto di alzare o diminuire, è una questione che secondo me può essere modificata. Quindi io sono perfettamente d'accordo con quanto dice l'avvocato Brumana, perché non ne fa una questione di come si scrive o come non si scrive, ne fa una questione di economia, di burocrazia, di tempo perso che invece si può dedicare per fare altre cose più importanti. Mi fermo. Aspetta, prima di farle rispondere c'era anche Quaglia, prego. Ah, grazie Presidente. Guardi, visto che il dottor Malvestiti sta parlando di Pazzi Carrai, volevo porre una domanda, nello specifico articolo 19,5. Non vedo nulla di nuovo rispetto alla situazione del regolamentare precedente, cioè il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta al suolo, all'uso pubblico. Quindi, per conferma, quando non c'è il marciapiede non è dovuta la tassa sul passo carraio, giusto? A meno che c'è un cartello di divieto di sosta. A meno che ci sia un cartello, mi dicono, a meno che ci sia un cartello con scritto divieto di sosta. Questo è quello che riporto dalla responsabile dei tributi. Ecco, questo volevo capire, discende da una disposizione legislativa o è una situazione interna al comune di Legnano? Perché viste le situazioni di altri comuni, in altri comuni se non c'è il marciapiede, al di là che ci sia o meno la segnaletica prevista dal codice della strada, il passo carrabile non si paga. Allora, è il codice della strada, questo qui è la ripetizione, diciamo, della normativa sulla TOSAP attuale. Sì. Quindi nulla è innovato. Esattamente lo stesso tipo di diciamo così, di concetto, di imposizione che c'era con la TOSAP. Ecco, sì, ma appunto chiedevo se discende da una disposizione nazionale o è una disposizione regolamentare o una consuetudine del Comune di Legnano. Allora, questo dipende dal codice della strada e dipende anche dal fatto che se dobbiamo mettere dei cartelli per il divieto di sosta, costa al Comune mettere il cartello per il divieto di sosta. Molto, molto semplicemente, se uno non lo vuol pagare, non si mette il cartello del divieto di sosta e se gli piazzano la macchina davanti, non si lamenti. Funziona. D'accordo. Ecco, ma siccome appunto la domanda nasceva dal fatto che parla di opera visibile, ecco, era per questo che nasceva. Se eventualmente fosse possibile, non immediatamente, eventualmente approfondire il discorso. Sì, va bene. Romana, prego. No, ma io sto rilevando che questo articolo, questo comma, così come è scritto, quale? Mi pare solo qui fa riferimento a Stefano Quaglia. Non riguarda in alcun modo il cartello di vieto di sosta. Sì, ma l'opera va bene così. E se il comune considera diversamente perché c'è un cartello, il comune sbaglia alla grande, perché questo articolo non fa nessun riferimento ai cartelli, parla di opere visibili, non di segnali. Diciamo che la prassi del comune è illegittima in questo momento, la norma va bene. Io non concordo, perché l'opera può essere anche il cartello, siccome il cartello si può interpretare tutto, è vero, insomma, però diciamo così che è un'interpretazione normale, di buon senso, secondo il comune linguaggio, il cartello non è un'opera.
Io mi sono perso, qual è la retina? Altrimenti. Scusate. Allora. 19,5. Sì, stavamo però, io non sto contestando questa norma, che a me pare una norma corretta, va benissimo così come scritta. Ho solo rilevato che la prassi del Comune di considerare opere visibili semplice cartello è decisamente anomala. No. Il cartello si chiama cartello, non si chiama opera, se no il cartello si doveva chiamare opera. Posso? E allora quale sarebbe l'opera? Vogliamo chiamare i cartelli d'opera, lo possiamo pure fare. Un momento. Allora, siccome, ripeto, siccome non si inventa l'acqua calda, il regolamento proposto dall'IFER, che non sono gli ultimi che passano per strada, dice il canone non ho dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. L'abbiamo copiato. Ecco, è esattamente articolo 49 dello schema IFEL, passi carrabili, e quindi è diventato l'articolo 19, passi carrabili della nostra proposta. D'accordo, di regolamento. Ma se non c'è il marciapiede a filo strada, chiedo scusa, prego. In effetti la norma va benissimo, così come è scritta, è stata scritta in modo perfetto. Io ho fatto una piccola osservazione sulla prassi consueta del Comune di Legnano, che è una prassi illegittima. Sì, ma questo... Proprio per questa norma, perché è in contrasto con questa norma. Va bene, allora però a questo punto se qualcuno ritiene che, diciamo... il Comune di Legnano, perché adesso non so io il Comune di Legnano se vada a cosa vada a tassare, se sulla base di questa norma, se non sulla base di questa norma. Se qualcuno ritiene che il Comune di Legnano non si comporta in modo consono alle disposizioni di legge o regolamentari, a questo punto può tranquillamente presentare un'istanza e poi verrà esaminata da parte degli uffici. Se l'imposizione è contraria alla disposizione regolamentare, vorrà dire che in autotutela toglierà l'imposizione. Tenete presente, scusate, tenete presente, poi chiudo, tenete presente che però dietro questi schemi regolamentari e questo modo di comportarsi ci stanno dal 93-97, ci stanno 25 anni di applicazione del decreto legislativo 503-97 con tanto di sentenze di commissioni tributarie. Quindi la giurisprudenza a questo punto è ben consolidata e non è che adesso io non posso andare a vedere attualmente il caso di specie della giurisprudenza tributaria, però in ogni caso è comunque possibile velocemente, diciamo, inquadrare la fattispecie se un cartello comporta l'imposizione oppure non comporta l'imposizione, perché come ho ripetuto prima è nient'altro che una riproposizione della vecchia TOSA e della vecchia pubblicità cambiato nome. Volevo dire, dottor Manrestini, io per certi versi posso essere d'accordo con lei, però per altri invece no, perché il discorso è, se noi oggi stiamo a cercare di risolvere le problematiche, io capisco che dal 96 a oggi sono passati 25 anni, però io le posso dire anche una cosa, che la giurisprudenza, lei dice che dà sempre ragione, non è vero che è così, perché ci sono dei contrasti in giurisprudenza che sono stati effettivamente alcuni a favore e qualche altro contro. Ora, perché noi non usiamo quel minimo buonsenso per cercare di risolvere questo problema? Perché vera, lei dice, se non sono d'accordo a questo, che facciano ricorso. Ma è possibile che questo è un ragionamento di fare ricorso? Noi dobbiamo mettere i nostri cittadini per non fare mai ricorsi, ma per essere chiari. E quindi dice, se c'è il marciapiede o è ok, se non c'è è così. Quindi io dico, dobbiamo discuterne per risolvere questi problemi, se no a questo punto fate la cosa. E mentre voi fate quello che io parlo, voi nel senso dell'attuale amministrazione, decida di fare
quello che ritiene opportuno e noi ci comportiamo di conseguenza, perché se no, se non cerchiamo di trovare un punto di incontro, il problema non verrà mai risolto, verrà sempre più burocratizzato, e questo non è, mi pare, un modo di fare le cose, anche in un momento così particolare. Però se le cose devono stare in quel modo, non è che noi ci vogliamo attaccare alla terminologia, alle cose, però il discorso è malvestito. Una cosa è un cartello, una cosa è un'opera. Un'opera è una cosa completamente diversa da un cartello. Cartello si chiama cartello perché è quella la terminologia. Allora aggiungereci pure che in caso di cartello è così. E così almeno non ci sono discordanze e non ci sono interferenze. Allora io direi, vada Brumana. No, la mia è un'osservazione brevissima. Questi rilievi che ho fatto io, che vedo con piacere che l'amico Letterio Munafò sta riprendendo, non hanno un'importanza limitata a quel singolo argomento. Sono importanti come mentalità della pubblica amministrazione, no? Perché noi stiamo tutti soffrendo, anche in termini di PIL, di una mentalità autoritaria della pubblica amministrazione che dice: io faccio quello che mi pare, se vuoi fai il ricorso. Quando il cittadino fa ricorso, la pubblica amministrazione ha già fallito. Prima ce l'ho. Deve fare in modo che il cittadino non abbia bisogno di fare ricorso. Quindi direi che è un'osservazione, non è tanto su questo caso, che è un caso da poco, li conosciamo, quanto proprio per una cercare di modificare l'atteggiamento culturale rispetto ai diritti dei cittadini e rispetto al fatto che la pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini. Chiudo lì, non voglio più intervenire su questo argomento. No, ma io prendo per buona il suo messaggio, Brumana, anche rispetto a questo specifico articolo, nel senso che, come lei ha detto giustamente, così è scritto correttamente, quindi lo prendiamo così, ma facciamo questa valutazione nostra, cioè per capire poi effettivamente che la sua applicazione non sia ambigua. Questo è il punto, insomma. Certo, grazie. E quindi seguo il suo messaggio. Lo stesso vale per i 10 euro, cioè quella è l'applicazione, che è un'applicazione normativa, ma nessuno di noi è stupido, anche se lì bisogna stare attenti, poi non incorrere nel danno erariale se non si rispettano le regole, ma ovviamente credo che abbiano messo i 10 euro proprio perché il costo di una raccomandata costa 6, mi pare, no? A parte che, come si chiama, siccome la procedura la fa in automatico Angalegnano, se li pagano loro, hai capito? A parte di pagarli loro. Ecco, però. Angalegnano è proprietà del comune, certo, sì, è un modo di dire. 86%. Assessore, cerchiamo di. Io non è che la voglio, ci mancherebbe altro. Già la devo ringraziare per l'intervento che ho fatto io e che è stato preso in debita considerazione di essere sobri e di essere un tantino più malleabili quando si fanno le cose, per questo la ringrazio, ma non mi dica che la raccomandata se la paga AMGA, perché AMGA è prevalentemente di proprietà del comune di Legnano. Però era una battuta, siamo maggiori azionisti noi. Era solo una battuta, non voleva essere... Sì, l'ho capito, ma anche la mia è una battuta, assessore. Se noi facciamo le cose troppo sul serio Andiamo avanti. All'articolo 21. Cerchiamo di andare avanti. Ha ragione. Articolo 21. L'articolo 21, le esenzioni. Allora, si chiedeva sempre il consigliere Brumana, chiedeva un approfondimento per le esenzioni per le società senza scopo di lucro. Allora, no, non era Brumana questo. 21 è agevolazioni ed è il. I lavori no, per, sì. Qua. Ah, scusate, sì, questo qua i tre mesi, sì, no, scusate, sì, non c'era, allora no, ma era, il consigliere Brumana poi aveva chiesto un punto di verificare il punto Q. No, non l'aveva chiesto Brumana, l'aveva chiesta la dottoressa comunque sì. Allora, al comma 1, lettera E,
le agevolazioni per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, è stato aggiunto effettuate per fini non economici, perché è il comma 632 della legge 160/2019, quindi qui mancava la specifica. Poi al comma 3, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone interessate che comportino svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, è stato aggiunto che comportino un effettivo pregiudizio per l'attività svolta, perché chiaramente la realizzazione di opere pubbliche, anche questo può essere, ad esempio, sistemazione delle fioriere, che non comporta nessun pregiudizio per l'attività svolta. Poi l'articolo 22, esenzioni, al punto Q, dove era stata chiesta un approfondimento alle occupazioni realizzate dalle ONLUS. Allora, la formulazione di questo punto è stata abbastanza complessa, perché nel frattempo le ONLUS sono state, diciamo così, ricomprese nel decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117, che sono gli enti del terzo settore, quindi, che tra l'altro è ancora in fase, in cui il registro è ancora in fase di, diciamo, implementazione. A questo punto sono state inserite tutta una serie di enti, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazione e compagnia, e è una esenzione per le attività istituzionali e a queste direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, poiché realizzate senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali, che è la stessa dizione che era contenuta nel precedente regolamento della TOSAP. Stavo dicendo che è una formulazione molto ampia, perché anche facendo un'analisi sulle diverse disposizioni regolamentari che sono presenti nei regolamenti approvati anche di grande città, questa è una, diciamo, buona tipologia di esenzione, ecco, anche in relazione all'attività di tutela della concorrenza, perché chiaramente alcune delle attività che possono svolgere questi enti sono fatte in ambito, diciamo così, di attività economica, quindi possono essere svolte sia da enti del terzo settore che da altri soggetti. E poi c'era l'avvocato Brumana che aveva chiesto il discorso dell'estensione alle SRL, no? Cioè delle attività benefiche fatte da SRL. Sì. Allora, giusto? Giusto? Non c'è sentito. È in muto, Brumana, è in muto. No. Non la sentiamo. No, io mi riferivo alle SRL a mo' di esempio. Potrebbe essere anche SPA, potrebbe essere una persona fisica individuale. Cioè, il concetto che io volevo esprimere era quello di passare dalla valutazione del soggetto, che va bene per le ONLUS e associazioni affini, alla valutazione dell'oggetto, cioè di quello che viene fatto. Se tre persone vogliono fare qualcosa di questo genere, senza essere andati al notaio a costituire la ONLUS, eccetera, eccetera, senza quell'aspetto di burocratico che dicevo io prima, ma ciò che fanno è senza fini di lucro e a scopo benefico, perché questi devono pagare, non ho capito, sembra proprio un'assurdità. Andiamo, quello che dico io, andiamo alla sostanza, non al soggetto che attua quell'attività. Questa è la mia cosa. Scusate, però io prima avevo chiesto la parola sull'altra questione delle agevolazioni dell'articolo 21, perché io avevo sollevato una questione per cui se l'ente pubblico, il comune, fa queste opere che recano un pregiudizio, perché deve essere il privato a fare una domanda apposita? Il comune autonomamente lo applichi. Torno indietro all'articolo 21. Sì, di questo abbiamo parlato con chi si occupa di questa cosa.
solo una piccola precisazione, che questo comunque, così come impostato ora, è un forte miglioramento rispetto al regolamento attuale, che forse voi non ricordate, ma ve lo dico solo perché oggi dice il beneficio si può avere solo se dura più di 6 mesi il danno o l'impedimento dello svolgimento dell'attività, e dopo 6 mesi c'è uno sconto del 50%. Qui invece era rappresentato in dodicesimi, quindi anche una chiusura soltanto di un mese viene risarcita, mentre invece nel caso precedente, nel regolamento attuale, non sarebbe stato così. Quindi l'espressione dodicesimi è criptica, Forse la spieghiamo meglio, ma vuol dire che praticamente pro quota, no? In relazione alla durata. È superiore al mese, qualcosa del genere, no? Sì, cioè, se sono 2.000 dodicesimi necessita di riferimento a qualcosa di cui che viene diviso, vuol dire il 12 del, magari lo scriviamo meglio per dire meglio, perché scritto così è solo per addetti ai lavori. Dodicesimi di anno, in sostanza, questo vuol dire, no? Se sono 2 mesi sono 2 dodicesimi, se sono 6 mesi non ci vuole niente aggiungere 2 paroline. Certo, assolutamente, lo facciamo di sicuro. Quindi questo è un buon miglioramento e anche rende più, come dire, più concreto, no? Perché io sennò devo aspettare 6 mesi, se sono 5 mesi non ho nessun rimborso, invece 5 mesi sono tanti. Sul fatto che si possa misurare a priori è un'operazione complicatissima, così ci hanno detto, Brumana, io poi riporto, nel senso che sono tantissimi i cantieri, tantissime le possibilità, e tenerle e farle pregiudizialmente tutte, calcolarle tutte, considerare le occupazioni, e poi anche c'è questo aspetto che diceva Malvestiti, che comporti un effettivo pregiudizio, perché magari per un negoziante c'è un'occupazione che danneggia, per un altro no. Cioè, in realtà è molto più semplice lasciare questa operazione, che è un'operazione comunque semplicissima, che tra l'altro abbiamo fatto anche qui una modifica, non deve essere fatta entro un mese dalla chiusura dei lavori, ma entro l'anno. Quindi entro l'anno solare, anche se il lavoro viene fatto a gennaio, io posso fare la richiesta entro la fine dell'anno. Quindi la procedura è molto semplice ed è veramente un foglio di carta dove si scrive dal giorno 24 al giorno 15 di aprile per questa cosa. Cioè non c'è un'analisi di danno subito, si può fare anche via telematica, cioè è una cosa veramente semplice. Mentre invece farlo a priori è una complicazione, perché diventa difficile calcolare se c'è davvero un effettivo pregiudizio caso per caso, e poi quando ci sono tanti cantieri aperti diventa un'operazione molto complicata da fare. Si può fare a priori nei casi più evidenti, comunque vabbè, non vado oltre. Sul discorso delle SRL o delle società invece, mentre a livello di associazioni quindi diciamo che le associazioni, tutti gli altri enti riconosciuti o non riconosciuti sono già inclusi, no? Carattere privato. Quello che è diverso è dalle società, le società intese come SPA, SRL, anche su questo abbiamo riflettuto, perché di fatto se una società, la Bayer, fa un banchetto in piazza nella quale magari fa un'opera anche benefica a favore della città, in realtà svolge un'attività a fini anche pubblicitari e promozionali, e quindi in quel caso è diverso che se lo facciamo io e lei, Brumana, no? Perché io e lei rappresentiamo una società o un interesse, insomma, e questo è l'unico distinguo. Devo dire che anche in questo il nostro regolamento è molto molto generoso, perché dare la totale esenzione per questo tipo di attività, le posso assicurare che è veramente molto molto raro nei regolamenti che abbiamo potuto confrontare in questi giorni. Per cui va bene le associazioni, va bene i gruppi anche non riconosciuti, lasciamo fuori però le società per azioni o le SRL, che sono le uniche cose in cui è difficile distinguere l'interesse economico, no? Perché anche nella legge 160 si parla proprio espressamente che dove non ci sia interesse economico, ed è molto difficile ravvedere il non interesse economico in un banchetto sponsorizzato da un'impresa, insomma, e questo è il punto. Sì, se permette, Assessore. Prego.
il discorso che lei ha fatto è un discorso molto saggio che io l'apprezzo, però lei trascura che io mi riferivo alle società nel caso in cui non esibissero neanche il loro simbolo, ma lasciamo pure perdere le società. Pensiamo invece a privati. Se io e l'Ethereum Unafo vogliamo fare un'iniziativa benefica in piazza e ci fate pagare, non è giusto. Quindi inserire oltre al requisito soggettivo che esclude il pagamento anche un requisito oggettivo che riguarda l'attività che è un'attività non a fine di lucro. Un'ultima piccola osservazione: quanto lei mi dice sulle società, però impedirebbe allora alle Hollus di fare qualche iniziativa sponsorizzata. E se una Hollus fa un'iniziativa in piazza e ci mette il simbolo della Banca Popolare di Milano che ha sponsorizzato, fa un'attività pubblicitaria. Guardi, sulla sponsorizzazione, proprio in termini, se guarda il regolamento della pubblicità, lo specifica proprio, perché è normale che tutte le iniziative abbiano comunque degli sponsor, no? E la differenza tra essere, come dire, un manifesto sponsorizzato o una sponsorizzazione che pretestuosa dipende proprio dallo spazio lasciato allo sponsor rispetto al detentore dell'iniziativa. Torniamo sui privati, assessore, sulla questione dei privati. Allora, escludiamo pure tutte le società, non solo quelle di capitale SPA, tutte le società e le imprese commerciali e le imprese in genere. Escludiamo. Guardi, se lei vede, diciamo che però insieme alla questione delle Hollus, vediamo che le attività svolte da privati cittadini in quanto tali non sono soggette a pagamento se non sono a fine di lucro. Non è al punto Q proprio, dice: le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lei sa bene che io e lei possiamo fare un'associazione non riconosciuta domani mattina. Non c'è bisogno, è un diritto costituzionale. Andiamo a spiegarglielo ai funzionari comunali. Si mandano vivi, assessore. No, che voglio dire, basta dire l'equazione riconosciuta o non riconosciuta. O i singoli cittadini, aggiungo i singoli cittadini, basta. Non insisto più di tanto. Dai, ci pensiamo un secondo, Brumana. Grazie, assessore, gentilissimo. Gentilissimo. Andiamo avanti, dai, vai avanti. Articolo 26. Allora, sì, abbiamo tolto l'articolo, noi. Articolo 26. Abbiamo fatto un po' di pulizia. Allora, l'articolo 26, comma 4, disciplinava tutte le... riportava un elenco delle... degli impianti pubblicitari. Allora, è stato fatto presente dagli uffici che oggi questo elenco di spazi pubblicitari è contenuto già nel piano degli impianti pubblicitari e nel relativo disciplinare. Quindi hanno fatto rilevare che in alcuni punti quello che era stato inserito qua dentro era in parziale difformità da quello che ho riportato nel piano degli impianti pubblicitari e nel disciplinare attuativo, e quindi abbiamo deciso, per evitare di far confusione, di togliere tutta questa esemplificazione, che tanto aveva semplicemente un carattere illustrativo, perché tanto al punto 5 si dava atto che tale elencazione doveva considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie. Tra l'altro, neanche nelle bozze di regolamento IFEL e ANITEL era contenuta questa esplicitazione così dettagliata, e quindi abbiamo ritenuto opportuno andare incontro alla richiesta dell'ufficio e togliere questa parte. Articolo 34. Poi articolo 34. Sono anche queste modifiche dell'ufficio. Allora, anche in questo caso, vedete
delle modifiche che sono state proposte dall'ufficio che si occupa attualmente della pubblicità, per cui le parti che abbiamo espunto erano già previste nel disciplinare che era attualmente vigente, quindi le abbiamo semplificate. Anche questo, anche perché parlavamo di diciamo procedure di estremo dettaglio, tipo le autorizzazioni sono consegnate telematicamente, ovvero ritirate presso gli sportelli, qualora non sia cooperativa la procedura telematica, se sono efficace la data riportata, sono già tutte cose che sono previste da un'altra parte. Abbiamo lasciato che comunque il richiedente è tenuto a eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e l'effettuazione del pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria, che era già quello che attualmente accade. All'articolo 35, allora, il canone per la diffusione dei messaggi comma 1, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche qui abbiamo inserito effettuato per fini non economici, è ridotto alla metà, è sempre il comma 632 della legge 160 del 2019. Comunque tanto questo dopo viene tolto nella versione definitiva. Poi l'articolo 58 l'avevamo già visto prima. L'articolo 58 erano gli 11 euro che sono allineati a tutti gli altri tributi comunali. E poi sempre il consigliere Brumana faceva prego. No, era da prima. Allora, il consigliere Brumana, la vecchia pagina 43. Aspetta, okay. Prima di arrivare al discorso del castello, vi ricordate, voglio fare un ultimo. No, vabbè, fai il castello che poi faccio un'ultima cosa. Sul castello, allora, si parlava. Affermava che nelle zone che fanno parte della categoria terza non è prevista la pubblicità nel parco castello. Allora, in realtà, a parte il regolamento del parco castello, è comunque possibile che venga fatta della pubblicità, l'allegato A, ha ragione, mi sono confuso. L'allegato A parla di classificazione delle strade e spazi aree pubbliche ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, quindi il parco alto milanese, che è ricompreso nella categoria terza, è giusto che parco ci castello. Stia, perché si tratta di occupazione del suolo pubblico e non di esposizione pubblicitaria. Cioè, Avvocato Bormana, abbiamo visto che l'attuale regolamento del castello, siccome stiamo parlando non di pubblicità, ma di occupazione degli spazi, c'è proprio all'articolo 5 del regolamento, dice che all'interno del castello è possibile organizzare delle manifestazioni anche culturali, no, sportive. In questo caso potrebbe essere che ci sia un'occupazione di spazio pubblico, è solo teorico, ma in questo caso sarebbe consentita, insomma, ed è possibile. Quello che non è possibile è la pubblicità, tant'è vero che nella pubblicità non si cita questa specifica, è soltanto nella dimensione del castello, che all'articolo 5 prevede la possibilità di avere le manifestazioni. Sì, Assessore, mi perdoni, la mia osservazione era quella di considerare il parco del castello e il castello come una zona pregiata, non di proibire le cose, e quindi di inserirlo nella categoria prima e non nella categoria terza. Ah, da un punto di vista economico, lei dice? Certo. Questa era l'osservazione che mi pare di ricordare di aver impostato in questi termini, no? Poi avrò magari parlato anche di pubblicità, ma era poco rilevante. Allora, diciamo che quelle le consideriamo delle aree particolari, e se ci vogliono fare iniziative lì, in quelle zone, devono essere iniziative che vengono pagate come fare in Piazza San Magno. A sabato pomeriggio al Parco del Castello c'è molta più gente che al parco che in Piazza San Magno. No? Ok, questo mi pare un buon punto e mi collego un po' a questo ragionamento, perché come voi sapete oggi, vi ricordate che l'ultima volta avevamo parlato della classificazione delle strade, se cambiare classificazione, eccetera, no? In realtà oggi la classe
3, che è quella dove ci sono i parchi, è stata introdotta sostanzialmente per una ragione quattro o cinque anni fa, sostanzialmente ha uno scopo solo, quello di avere una tariffa più bassa, agevolata, con uno sconto del 40% per i mercati. Questa era l'unica ragione, tant'è vero che in quest'area 3 ci sono i parchi e c'è il mercato, che è l'unica parte, diciamo, di natura commerciale. Poiché oggi, i mercati Bromana hanno una tariffa a sé stante e hanno una regola a sé stante, non c'entra più la zona, noi in realtà i mercati li trattiamo come mercati, con una tariffa e con una scontistica. Noi possiamo anche eliminarla completamente, la zona 3, e stabilire che il castello, come un'area pregiata, viene trattata come un'area pregiata, non entra in una classificazione specifica centro-periferia, ma è un'area pregiata e come tale ha un sovrapprezzo, diciamo, no? Sì, io direi il parco del castello e l'isola del castello. Se sono tutti d'accordo, siete tutti d'accordo ad avere un sovrapprezzo per l'area castello? E l'isola del castello, sì. L'isola del castello. Il parco. Con poi la parte terza teniamo Bosco Rocchi e... Non ho capito. Ah, perché Rami e San fanno nell'area del castello? Sì, lo fanno sull'isola del castello. Beh, ma quanto lì è una convenzione, no? Però lì c'è la convenzione. Quindi cosa facciamo? Ma cosa suggerite di fare? Togliere proprio l'area 3? Perché nell'area 3 ci sono anche altri parchi, anche il bosco. Dica... Prego, Cavelli. Cavelli. Io voglio fare una controproposta che potrebbe essere anche un po' provocatoria, perdonatemi. Ma anziché alzare, diciamo, il costo della tariffa al castello, all'isola del castello, e all'isola del castello, perché non abbassiamo quella dei mercati, che è comunque elevata rispetto a quella della città del circondario? Cioè, se vogliamo differenziarle, facciamolo in senso, tra virgolette, anche utile, no? Per quello che è la realtà degli ambulanti, delle microimprese che ci lavorano, visto che, giusto per capirla, l'ultima presentazione che ha fatto lei, assessore Garbarino, al mercato la tariffa di riferimento, mi corregga se mi sbaglio, è di 0,50 al metro quadro, grosso modo, per la cosa. L'attuale, mi pare che l'attuale sia 0,62, aspetti, però poi c'è lo sconto, dovrebbe arrivare a 0,50, sì, l'attuale... Ok, 0,50. Grosso modo, ecco, mi ricordavo 0,50. Però io mi sono documentato, giusto perché mi piace parlare anche con cognizione di causa, e vi informo che altre città del nostro circondario, paritetica la nostra quantomeno, tipo Busto Arsizio, Magenta, hanno tariffe decisamente più basse. Giusto per farle presente, Magenta è 0,26, Busto Arsizio è 0,45, solo che riescono a scontare un 19% in più sul fatto che, anziché contare 52 settimane, loro ne conteggiano 42, quindi in buona sostanza quello 0,45 a livello di peso TOSAP equivale a 0,36. Cioè, capiamoci, c'è una differenza grossa, anche per quello alcune precedenti amministrazioni avevano poi portato dei tagli annuali, no? Una volta l'ha fatto Centinaio, se non ricordo male, del 10%, poi anche la defunta, purtroppo, amministrazione Fratus è riuscita a tagliare del 10%, questa cosa. Perché in questo momento in cui noi stiamo anche valutando questa nuova tariffa unica, questo nuovo canone, pardon, unico, perché non proviamo anche a pensare a costruire una tariffa che sia più coerente per questi ambulanti? E più coerente è il prezzo di mercato, che è il prezzo che poi anche generato dal circondario. Cioè, questo che non capisco io. No, ma guardi, io la capisco benissimo e la seguo in questo ragionamento, non lo creda, cioè lo creda. Faccio solo presente una cosa, perché in realtà ci stavamo riflettendo, dopodiché abbiamo forse questa buona sorpresa che lei forse conosce, che adesso fino al 31 di marzo di fatto è gratuita, no? Non c'è nessun costo per gli operatori del mercato, perché la legge ha consentito questa sia per loro che per tutti gli spazi davanti ai ristoranti e ai bar. Dovrebbero approvare oggi pomeriggio, forse l'hanno già fatto, non lo so.
la proroga di questo fino al 31 di dicembre, quindi se così sarà non abbiamo bisogno di parlare di nulla perché sarà gratuita fino alla fine dell'anno. Quindi se così non fosse, sì, perché i mercati sono esentati, no? Sono le uniche due fattispecie, i mercati e gli spazi, i dehors, insomma, questi spazi. Perfetto. Davanti. Quindi se così non fosse, le dico già che mercoledì prossimo vengono a trovarmi gli operatori del mercato, quindi si erano già fatti avanti, vede, visto il prossimo. Noi comunque ci stiamo lavorando in questi giorni sulla tariffa, perché la tariffa comunque dobbiamo portarla in approvazione col bilancio. Per adesso noi, come ho scritto, abbiamo messo comunque un disavanzo di circa 300.000 euro quest'anno. Perfetto. Ma non tanto per lo sconto, quanto per il fatto che avremo ovviamente meno occupazioni, no? Come ovvio che sia. Dica una po'. Sì, io mi... Non la sentiamo. Mi abbraccio a quanto ha detto il componente Carvelli. E anch'io sono d'accordo che bisogna valutare la situazione, perché noi siamo al di sopra di quasi tutti i paesi limitrofi dove si fanno il mercato, con una tariffa superiore dal 30-40-50%. Per questo molti vanno via da Legnano e quindi non c'è l'occupazione totale. Quindi io direi che noi oggi dobbiamo ragionare in questi termini, perché veda, assessore, lei ha ragione, dice qua fino a marzo tutto è bloccato, da marzo a dicembre probabilmente lo faranno, e poi è possibile che ciò avvenga, e quindi un beneficio diciamo c'è. Però noi stiamo oggi facendo una modifica a questo regolamento, quindi ci conviene ragionare e quantomeno stabilire già sin da oggi che comunque abbasseremo le tariffe e li porteremo in eguaglianza con quelli che sono i circondari, perché Busto, Gallarate e i paesi limitrofi dove si fa il mercato. Quindi dobbiamo fare oggi questo impegno, perché se noi questo impegno non lo facciamo, non lo modifichiamo, poi non sappiamo quello che succede. Quindi va bene che arriviamo fino a dicembre, e se per esempio domani o dopo invece ragionano con un criterio diverso, noi che facciamo? Il regolamento c'è e va avanti. Stabiliamolo oggi che anche noi portiamo le tariffe allo 0,40 o 0,45 come nei migliori, diciamo, mercati rionali della zona. Allora, guardi, quelli che sono quello bassi, perché un po' di servizi si danno, quindi è giusto che ci sia, ma oggi a maggior ragione dovremmo provvedere a fare un'operazione del genere. Sì, ma guardi, Murafò, l'unica cosa che volevo chiarire era perché ci vuole un impegno da parte vostra a manifestare che questo avviene, quantomeno è un impegno. Io devo fare già da subito, dove si scrive che la tariffa verranno adeguate a quelle che sono i paesi circostanti a Legnano. Però si potrebbe già, oppure scrivere che nel momento in cui la tariffa riprenderà, che ci sarà il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, sarà delle, e stabiliamo che è il 45 anziché il 75 che c'è attualmente, così la gente non scappa e tornano da noi, anzi qualcuno in più viene. La ringrazio. Okay. Prego. Allora sicuramente preciso solo che ora stiamo approvando soltanto il regolamento, non le tariffe, ovviamente, perché per fortuna per le tariffe abbiamo ancora qualche giorno. Vi ricordo sempre questo obbligo o questa necessità di Però, assessore, le voglio dire una cosa, mi permetto di interromperla, perché voi mettete sempre puntini sulla I. Anch'io lo so che noi stiamo applicando in questo momento non la tariffa, ma stiamo parlando di regolamento. Però siccome poi il regolamento viene approvato e poi le tariffe fate quello che volete, a me non mi sta bene. Quindi no, approviamo il regolamento, però sappiate che la tariffa da domani, quando ci sarà delle, o ci sarà una diminuzione della percentuale pari, è un ragionamento.
ma non fate mai maestrini che ci date le lezioni, perché lo sappiamo che non è la tariffa, è un impegno. Cosa facciamo? Vi facciamo un'interrogazione, che abbiamo parlato di questo regolamento già sono quasi due ore, per dire che cosa. Però, assessore, non mi interrompa quando parlo. Come io non interrompo lei, però dateci il tempo di parlare, perché se no parlate sempre voi e noi ci stiamo zitti. E sto dicendo che lo sappiamo, e io lo so che stiamo parlando del regolamento e non delle tariffe, però noi diciamo, ok, il regolamento, ma all'interno di tariffe, perché non cominciare a prendere un impegno che da domani, quando le cose funzioneranno, abbassiamo le tariffe di un ulteriore 25% o di un 30% e li portiamo le tariffe nella normalità come ci sono in tutti i mercati che ci circondano? Per quale motivo non lo dobbiamo fare? Non ci sono problemi, quindi posso rispondere? Non fate i maestri. Posso risponderle? Stavo dicendo che questo è il regolamento, ovviamente che sul tariffe ci stiamo lavorando, perché ovviamente stavo dicendo anche che c'è questo impegno a mantenere la parità di gettito. Tenete presente che oggi dai mercati noi abbiamo circa 240.000 euro di entrate, quindi uno sconto del 10% sono 24.000 euro, ovviamente, è facile fare il conto, no? Che possono essere pochi, possono essere tanti, 24.000 euro, se poi dobbiamo recuperarli sugli altri per mantenere la parità di gettito, ma quello che voglio semplicemente dire è che sono numeri su cui stiamo lavorando, ci siamo solo interrotti proprio perché c'è questa norma in arrivo, no? Ma l'obiettivo, quando ho detto che mercoledì prossimo incontrerò proprio questi del mercato, è perché l'incontro proprio perché voglio discutere quali sono le loro necessità e come venire a loro incontro, altrimenti non li incontrerei. Quindi se ha bisogno, come dire, di un segno di disponibilità, gliela do il segno di disponibilità. È nostro, noi vogliamo fare in modo che i commercianti lavorino e che gli ambulanti siano soddisfatti di lavorare nel nostro territorio, che non vadano da altre parti. Questo è fuori discussione. Dobbiamo farlo, ovviamente. Sono soddisfatto, non ne parlo più. Soddisfatto di quello che lei ha detto. Perché è un impegno, quindi grazie a lei. Consigliere Grillo, prego. Sì, grazie. No, due puntualizzazioni. Allora, prima di tutto, appunto, mi associo anche a quello che diceva Bonafò e quindi ringrazio l'assessore per questa precisazione. Come ricordo sempre, abbiamo fatto questa mozione, è stata approvata dall'unanimità per ridurre appunto i canoni, la TOSA, quello che erano le varie tasse, e quindi sicuramente non posso che essere d'accordo su ridurre anche, dove possibile, i canoni di concessione per gli ambulanti. Come appunto il momento è difficile per tutti, il commercio ne sta risentendo tantissimo di questa crisi, quindi venire incontro abbassandogli appunto i canoni di concessione, questo sicuramente è una cosa, un aiuto concreto che gli si può dare, perché i soldi che non escono sono soldi comunque guadagnati, come dice anche un vecchio proverbio, e quindi sicuramente avere un'uscita è chiaramente un incentivo per poter avere più soldi in tasca per poter lavorare meglio, quindi questo sicuramente trova il mio appoggio. Però ecco, per quanto riguarda prima il discorso dei parchi, che si diceva prima dell'area dei parchi, di aumentare diciamo in qualche modo la tariffa per le eventuali pubblicità che si fanno al castello, che ecco, proprio riagganciandomi a questo ragionamento, io su questo non sono d'accordo, soprattutto in questo periodo. Quindi io direi i parchi, anche il castello, che di lasciare tutto così com'è, senza fare modifiche, senza dover aumentare i costi. Uno perché vabbè, appunto il castello è l'unico evento che si fa un po' di importante, ok, appunto è il Rugby Sound. So che il consigliere Brumano è contrario a questo evento. Io non ci sono mai stato, però sono a favore comunque di questo evento, perché secondo me è un modo di aggregare persone, è un modo di far conoscere la città, è un modo comunque di dare importanza a Legnane, di far lavorare tutti i servizi collegati. Quindi io non vedo questo evento, ripeto, sebbene non l'ho mai frequentato, come un qualcosa di negativo. Quindi non vorrei che questo aumento delle tariffe vada un po' in qualche modo a penalizzare tutto quello che possono essere le attività legate anche al Paglio, alle magistrature del Paglio,
che vengono fatte alla Castello, anche le manifestazioni pubblicitarie, gli eventi. Quindi io sul discorso di modificare la tassazione, la tariffa sulla manifestazione fatta al Castello, io sono assolutamente contrario. E io devo dire, scusi con Romana, vi rispondo soltanto al consigliere Grillo per dire che io sono d'accordo con lei, consigliere Grillo, che in questo momento meno si tocca in aumento, meglio è. Anche una piccola cosa viene percepita come una grande cosa. Quindi, e devo dire che anche in relazione a questo abbiamo pensato di non modificare nemmeno le zone, perché poteva essere percepito, come dicevamo una folla la settimana scorsa, come un tentativo di modificarle, perché dopo si sarebbe potuto, le lasciamo così come sono, in modo che non ci siano malintesi e retropensieri. Quindi in questo momento aumenti zero, neanche di nessuna natura, anche se potrebbe essere concettualmente giusto pensare all'area privilegiata. Tutto potrebbe essere interpretato come un tentativo surrettizio di prendere denaro dalle tasche di qualcuno. Dica meno forte. C'è la domanda. Forse, vabbè, visto che ci sono ormai, mi scusi avvocato, tanto 30 secondi. Io la volta scorsa avevo detto che non bisognava fare alcun aumento e sono contento che avete accettato di non modificare le zone, perché la volta scorsa si era parlato di mettere due zone anziché tre e io ero contrario, perché in questo momento noi non possiamo permetterci di fare nessun aumento, dobbiamo parlare da dove è possibile di diminuzioni per mettere in condizione le persone di lavorare. In questo momento, se ci sono delle risorse anche dagli avanzi di bilancio, sopportiamo un sacrificio più come amministrazione laddove c'è la possibilità di poi pareggiare i conti, ma non aumentiamo neanche di un centesimo quelle che sono le imposte ai nostri cittadini, perché questo è un momento di grande negatività, di grande criticità e di grande sofferenza, e pochi soldi in questo momento sono un costo notevole sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto psicologico. Vi ringrazio se questo viene fatto, se non viene toccato nulla, ma si diminuiscono solo quelle che possono essere entrate, soprattutto per il discorso del mercato. Grazie. C'era Brumana e poi c'era... Assessore, volevo fare una domanda. In questo momento questi parchi sono considerati di terza categoria? Esiste in questo momento le tre categorie? Sì. Sono in categoria 3, sì. Dopodiché io sono convinto che si debbano evitare tutti gli aumenti. Mi rendo conto che aver parlato di Isola del Castello ha suscitato dei problemi, perché in questa città ci sono alcuni argomenti intoccabili. Tra questi entra il rugby sound. Intoccabile al punto che negli anni scorsi, quando veniva svolto il rugby sound, veniva misurato il terreno occupato in modo incredibilmente ridotto. Cioè, il terreno occupato dovrebbe essere quello sottratto all'uso pubblico. Ne veniva misurato un terzo o un quarto, che era dove si ponevano sopra gli stand, no? Vabbè, mi rendo conto di tutto questo e accetto la volontà vostra di dire che no, l'Isola del Castello si deve pagare di meno che delle altre parti. C'era Carbelli? Sono felice che siamo tutti d'accordo nel non aumentare le tariffe da nessuna parte. E ne approfitto per sottolineare una cosa che ha appena detto appunto l'avvocato Brumana, il commissario Brumana, se vogliamo. Io sono comunque favorevole a far pagare al Rugby Sound ciò che è dovuto, quindi se l'occupazione del suolo è di una certa entità, mi sembra corretto che loro paghino per l'entità che è misurata. Quindi da questo punto di vista è corretto chiaramente non far pagare niente di più ad altri, ma è anche vero che non bisogna regalare, tra virgolette, qualcosa a qualcuno, soprattutto se sono realtà commerciali che hanno comunque un guadagno. Quindi, perché no? È corretto che anche la città di Legnano possa recuperare qualche introito in più. Ecco, da questo punto di vista, recuperare dove si può quello che c'è già è corretto. Aumentare per recuperare del denaro magari non lo farei a priori, e adesso come adesso sicuramente non lo farei mai. Quindi
questo era quello che volevo dire. Bene, anche su questo, anche su questo punto devo dire che sono d'accordo, quindi bene. Io ci sono altri interventi. Scusate, io ho citato la guisanda, ma per puntualizzare come sia umana, cioè io non ho nessun motivo di dover agevolare la guisanda. Come ho detto, io non ho mai frequentato la guisanda, quindi se la guisanda deve pagare 100, è giusto che paghi 100. Pagare 100. Nessuno, ripeto, non era certo mia intenzione dire che il rugby sound deve essere agevolato. Che io quello che voglio dire e che ribadisco è come il rugby sound, come tutte le altre attività, manifestazioni che vengono fatte nell'isola del castello, comunque nel castello, devono comunque essere in qualche modo agevolate. Quello sì, ma non agevolate nel senso di dire se devi pagare 100 ti faccio pagare 50, agevolate nel senso di non andiamo ad aggravare quello, visto che comunque fanno anche un'attività, chiamiamola così, sociale, di aggregazione, di anche così di rendere nota la città, o comunque portano benessere, tra virgolette, alla città di Legnano, aiutiamole a farle. Ma poi quello che si decide lo facciamo correttamente, come se uno fa il rugby sound in piazza San Magno, no? Senza nessuna differenza. Grazie, consigliere. Bene. Dillo. C'è qualche altro intervento rispetto al canone unico, al regolamento? Ok, grazie. Io vi chiederei adesso quindi di passare al parere della commissione rispetto a questo argomento. Vado a fare l'appello semplicemente. Qui Bosetti, io sono favorevole. Borgio? Favorevole. De Lea? Favorevole. Carvelli? Contrario. Toia? Contrario. Grillo? Contrario. Una fo? Non la sentiamo. Contrario, contrario. Grazie. Brumana? Astenuto. Grazie. Bene, io vi ringrazio. Da qua, ora, alle ore 19.50 dovremmo cominciare a discutere, comunque a mettere in campo il bilancio. Visto l'argomento, innanzitutto, visto il fatto che già in consiglio siamo andati inevitabilmente lunghi, questo tenere conto. La proposta, se siamo d'accordo, grazie, ovviamente, sì, che io mi sentirei di farvi, e se voi va bene convocare una commissione a questo punto straordinaria, ovviamente, per stare nei tempi anche della presentazione degli emendamenti, martedì o mercoledì di settimana prossima, per cui il giorno 23 o 24. Ora vi chiederei se va bene e eventualmente di segnalarmi in disponibilità. Prego, una cosa. Io direi di farlo il 23, perché poi non abbiamo tempi per poter fare, quindi anticipiamola. Visto che dobbiamo farla, facciamolo il 23. Va bene, sono d'accordo. Quindi, 23, va bene. Quindi se siamo tutti d'accordo a questo punto direi confermato. Il 22, scusate. Che giorno è il 22? Lunedì. Lunedì 22 marzo. Un secondo. Non ce la fa martedì? Così non ce la fa martedì, perché martedì mi sembra più all'atto pratico. Gli emendamenti sono per il 24, magari se riusciamo ad avere qualche giorno in più, tutto qua. 25 gli emendamenti, 25, sono 25. Sono Francesco, scusate, ce la possiamo fare 25. Facciamo il 23, vale, allora. 23 allora. Hai aggiudicato, benissimo. Grazie mille. Sarà mia premura inviare, convocazione straordinaria il 22, però lo sappiamo tutti, ci vediamo il 23 alle 18 a questo punto. Bene, grazie a tutti.